Un'altra scatola del Monopoly del 69, editrice giochi. Non descriveremo le regole, ma solo il contenuto della scatola. Scatola quadrata. E ci sono i copyright a favore della Parker, che viene indicato in modo esteso, sia qui che sulla plancia. La scatola inferiore ha il prezzo fisso di 1500 lire dei tempi, naturalmente, ed è bordata di azzurro e in cartone. All'interno ci sono gli scomparti anche per i soldi con questa apertura. E le istruzioni sono le istruzioni solite, solo che c'è una sovraccoperta dove c'è anche carriera, ecco perché diciamo che è del 1969. Sovraccoperta con questa pubblicità esterna. Per quanto riguarda i segnalini, la bambolina, la bimba, è in giallo, l'anatra, la candela ha questi puntini. Per il resto fiasco e che cosa? Fiasco, funghetto e piantina. E i dadi sono praticamente invisibili, i punti sono solo intuibili. Le casette sono verdi, non sono sagomati sotto, sono di un verde molto intenso. E anche gli alberghi non sono sagomati sotto. Le carte imprevisti e probabilità sono arrotondate. Per il resto i contratti e il denaro classico. Monopoli, scatola del 1969, editrice giochi. Iscrivetevi, grazie.